La puntata di oggi del Taccuino Politico della Campania è imperniata su una conversazione con Francesco Moxedano, capogruppo di Italia dei Valori. Come è noto, il bilancio del Comune di Napoli è in discussione in Consiglio Comunale. Vediamo con Moxedano quali sono i nodi ancora da sciogliere. Il Consiglio Comunale è stato chiamato alcuni giorni fa a discutere del bilancio. La novità è che per la prima volta, che prima che la Giunta approvasse il bilancio in Giunta per poi trasferirlo in Consiglio Comunale, l'assessore e il sindaco hanno ritenuto opportuno ascoltare il Consiglio Comunale. C'è stata una buonissima discussione in consiglio da parte di tutti i gruppi consiliari nel dare delle indicazioni all'amministrazione comunale per stilare il prossimo bilancio 2012, programmazione economica dell'amministrazione. Il primo bilancio della Giunta dei Magistris, e non si può negare le difficoltà nel mettere insieme, nel far quadrare i conti, dovuto soprattutto ai tagli di governi precedenti e dell'attuale governo. Ecco, resta la spina delle politiche sociali. Le politiche sociali è uno dei capitoli del bilancio. L'amministrazione comunale in questi 6 mesi non ha tagliato le politiche sociali, anzi l'unico settore dove ci sono stati investimenti in questi 6 mesi sono state le politiche sociali. C'è grande attenzione da parte della Giunta verso le politiche sociali, verso i ceti meno abbienti della nostra città, ma certamente non possiamo non tenerlo dentro all'intera programmazione economica, guardando anche ad altri settori, ad altre criticità della nostra città. Io sono convinto che una delle criticità della nostra città è il rifacimento degli assi viari della nostra città. Ecco, i rapporti con le opposizioni in Consiglio Comunale, in sostanza si tratta di due opposizioni, quella del terzo polo definita costruttiva e quella del PDL più hard. Come sono? Ma anche all'interno del PDL ci sono differenziazioni. All'ultimo consiglio che abbiamo tenuto c'è stata una visione diversa all'interno dello stesso PDL. Sulla tassa di soggiorno c'è stato alcuni consiglieri che si sono dichiarati contrari ad applicare questa tassa, ma ci sono alcuni consiglieri del PDL che si sono dichiarati favorevoli. Certamente che fra le due opposizioni c'è una differenza anche in termini di porsi sulle questioni e sugli argomenti che si discutono in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda FLI e UDC c'è un rapporto di dialogo costruttivo, guardando e discutendo ai problemi della città. Da parte del PDL vedo soltanto no. Ecco, apriamo ora una finestra sulla politica nazionale. C'è chi immagina una nuova coalizione di sinistra formata da Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra e Italia dei Valori. Io credo che si deve ritornare all'iniziativa di Vasto, dove ha visto intorno a un tavolo Bersani, Vendola e Di Pietro. Io credo che si debba partire da quella iniziativa, da quel dibattito importantissimo che si è tenuto a Vasto, e partendo da là con un confronto generale per un rilancio del centro-sinistra anche a livello nazionale. Non possiamo sottovalutare l'esperienza di Napoli. Anche a livello nazionale si deve tener conto e si deve ragionare dall'esperienza Napoli. Non può essere messa da parte e non può essere sottovalutata l'esperienza Napoli, che può essere significativa anche a livello nazionale per battere il centrodestra. Intanto veniamo al ruolo della politica. Sotto i riflettori Mario Monti, il quale secondo molti è stato chiamato a svolgere il lavoro cosiddetto sporco, lavoro che non avrebbero potuto svolgere i partiti. I partiti nel frattempo hanno fatto un passo indietro, si sono posti nella penombra se non addirittura
nell'ombra. Tutto ciò giova alla politica. Per esempio, Monti deve svolgere l'azione di governo, ma c'è un Parlamento che potrebbe svolgere un'altra azione, quale ad esempio la revisione della legge elettorale, il dimezzamento del numero dei parlamentari. Di questi argomenti quasi non si parla più. Certo, il ruolo politico l'ha svolto Italia dei Valori nel Parlamento, nel votare contro questo decreto, perché nella valutazione generale di questo decreto abbiamo fatto una valutazione negativa che penalizzava ancora di più i cittadini e i lavoratori. Certo che non ci vogliamo sottrarre nel discutere sulla riforma della legge elettorale. Noi la riteniamo necessaria, la riforma della legge elettorale. Abbiamo organizzato, abbiamo raccolto migliaia di firme per riformare la legge elettorale e ci è stato detto no al referendum. Bene, chi ha detto no al referendum è... Condivido e apprezzo l'invito del Presidente della Repubblica nell'invitare il Parlamento a riformare la legge elettorale nelle indicazioni che venivano date dai cittadini e dai firmatari del referendum. Io credo che questo è un punto importantissimo e che Italia dei Valori non si vuole sottrarre, perché i deputati non possono continuare a essere nominati, ma devono essere eletti dal popolo, dai cittadini, con un mandato pieno da parte dei cittadini. Più volte è stato detto che il governo Monti è sostenuto da una maggioranza numerica ma non politica. Intanto proprio qualche giorno fa è stato siglato un documento comune tra PD, PDL e Terzo Polo per quanto riguarda l'Europa, un passo avanti verso la maggioranza politica. Ma non può essere quella la maggioranza politica, è vero che c'è solo una maggioranza numerica, perché io vedo incomprensibile un voto e documenti firmati dal PD e dal PDL. È vero che la situazione attuale è difficile, è complicata. Le difficoltà della crisi investono enormemente il nostro paese, però io credo che c'è bisogno e c'è la necessità di scelte politiche, e le scelte politiche non possono vedere insieme PD e PDL, ma probabilmente ci vuole un senso di responsabilità di più da parte delle forze politiche nell'indicare agli italiani qual è il futuro governo che deve governare l'Italia e deve far uscire l'Italia dalla crisi. Ecco, più volte è stato detto, dopo le dimissioni di Berlusconi, nulla sarà più come prima. Ecco, secondo Francesco Moxedano, quali scenari si delineano per il futuro? Ma per il futuro i scenari che noi stiamo lavorando per delineare sono quelli di un governo alternativo al centrodestra, un governo dove vede le forze che hanno visto insieme a vasto intorno a un tavolo, che è PD, SEL e tenendo dentro l'esperienza napoletana. Le forze del centro-sinistra nazionale devono valutare con attenzione l'esperienza De Magistris, l'esperienza Napoli, che è andato oltre le forze che hanno governato Napoli nel passato, ma che hanno le forze che sono state anche all'opposizione. De Magistris ha avuto consenso anche da parte del ceto moderato, anche del centrodestra, degli elettori del centrodestra. Questo non può essere sottovalutato a livello nazionale. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.